I risarcimenti che sono per ora stanziati sono ridicoli rispetto alle esigenze della città. Sono ridicoli. Che sono i 12 milioni e mezzo di So, cui ha sono parlato 12 Gabrielli, di e cui ha non decise parlato, però, cioè, sì, no, no, bisogna sono essere le prime chiari per voci, poi. diciamo così, Esatto. se la cifra fosse questa, è una cifra che riguarda, non è la procedura risarcimenti privati, Ma le prime emergenze, proprio le per le prime spese per le prime emergenze è emergenze. assolutamente inadeguata rispetto alle prime emergenze che il Comune con le sue risorse dovrà Affrontare. affrontare. Quindi, Sì. ribadisco, il Comune di Genova in questo momento è sotto pressione per le risorse che devono essere destinate, si parla di milioni, milioni e milioni di euro per le cosiddette somme urgenze, cui noi stiamo facendo carico. Quindi ci vuole un'attenzione maggiore. Secondo, è chiaro che non solo. Ecco, scusi Sindaco, perché secondo me l'entità delle cifre è importante per far capire ai cittadini. Qui Noi abbiamo un presunto abbiamo stanziamento di 12 di milioni e 12-13 mezzo a milioni per le fronte di spese, 300, no, almeno allora 300 milioni. Le vediamole, perché queste sono per prime queste somme emergenze. per le emergenze di cui si è fatto carico l'amministrazione comunale per controllare delle frane, per effettuare una serie di interventi di ripristino immediato, per tenere agibili delle strade e anche per alloggiare, cosa che stiamo facendo, decine di persone in strutture pubbliche, avendo dovuto queste persone lasciare le loro abitazioni perché colpite da Certo. fenomeni di dissesto, anche in parti della città lontane dall'esondazione. Terza questione, le grandi opere di ingegneria idraulica. Ora, non riapriamo per l'ennesima No, certo, volta tutta la polemica su. lunghe, no, volevo dire, discussioni che sono ormai hanno avuto dei punti di arrivo. Il rifacimento della copertura del bisogno deve essere fatto assolutamente. Il secondo lotto per cui ci sono i 35 milioni e il Presidente Burlando, che è commissario di governo, si sta muovendo per far partire i lavori. Devono essere finanziati dal governo e dal Parlamento, senza balletti, come peraltro il governo ha detto di voler fare, ma Però ripeto, aspettiamo la io fine dei fatti. assumo positivamente un Certo. impegno, il terzo lotto per rifare completamente la copertura del bisogno.